Allora, io chiuderei con Anna Maria Giotta, che ha avuto una perdita in queste ore, nei giorni scorsi, che è quella dell'Apostolo. Come vogliamo ricordare l'Apostolo, signora Giotta? Ciao a tutti. Lo ricordiamo che lui, io l'ho visto felice. L'ho visto felice nel Regno dei Cieli, anch'io. E quindi... Quando è che l'hai visto? Sì, ho avuto delle brevi visioni. Hai delle visioni? L'hai visto? Sì. Vabbè. Cioè l'hai visto in cielo, è sereno almeno? Sì, felicissimo. È morto, non credo che sia felice, però scusi, è morto, pare di infarto, credo che sia felice l'Apostolo, scusi. È morto per le persone terrene, ma l'anima continua sì, ad esistere. Sì, d'accordo, per carità, ognuno... quindi, l'anima è nei cieli. Ho capito, ma non è, può essere felice, è morto felice. Da pochi giorni, per essere felice gli dia qualche mese almeno, no? Cioè in una prossima visione che lei avrà, magari sarà felice, non credo che dopo 3 giorni, 4 giorni è felice. Lo era già dal giorno dopo. Gliel'ha detto la moglie? Che è felice? Sì, gliel'ho già detto, perché io poi ci siamo sentite con la moglie. Ha parlato con la moglie dell'Apostolo e ha detto l'ho visto ed è già felice. Ma figurati. È vero che per chi rimane una sofferenza, anche per me è stato uno shock pazzesco, perché io ci scrivevo sempre, ci parlavamo sempre. Certo, mi manca. Però... io sono contenta che lui è felice adesso. Ma non è felice, è morto, signora. Non può essere morto. L'anima non muore. Scusi. O viene giudicata per il paradiso, il regno dei cieli, o per l'inferno. L'anima non muore. Scusi, signora Giotta, è solo il corpo che muore. Scusi, se la porto a un discorso terreno. Lei che non fa sesso da un sacco di tempo, mi sembra, no? Lei da quant'è che non ha un rapporto sessuale, lei? Sempre questa domanda mi fai, 14 anni e mezzo. 14 perché anni. È peccato mortale. 14 è peccato mortale, caro Giuseppe. Però. Sì, per è ovvio che svalvola. Allora, volevo dire un'altra cosa. 14 anni, uno vede vede le astronavi dopo 14 anni. Dopo 14 anni vede le astronavi. No, io ho iniziato a vedere le astronavi da vicino dal 2012. Le cose coincidono, però 2012, 2022 e siamo lì. Ma perché si entra in un piano dimensionale più alto? Per carità, scusi, signora Giotta, però io voglio chiedere una cosa. Proprio in conclusione di questa trasmissione, giusto il ricordo dell'Apostolo. Male. Ma chi è che si impossessa della gente? Qua leggo qua. La tinta ai capelli, lo dico alle donne, non la dovete fare. Perché? Perché la tinta ai capelli è una falsificazione del proprio aspetto fisico. Allora? E tutto ciò che è falso viene dal diavolo. Cioè il diavolo attraverso la tinta ai capelli e i tatuaggi, perché il tempio i tatuaggi e la tinta dei capelli, è il diavolo che si impossessa delle persone, la possessione di anime dannate chiamate Gen e Afarista. Io ho visto una donna vicina di casa tinta gialla che aveva 5 anime attaccate al collo. Come cazzo l'ha vista se 5 anime attaccate al collo? Però lo sapevo già, perché il signore me l'aveva detto, io non tingo i capelli. Infatti, lei non tinge i capelli per questo. Sì, ma secondo me lei dovrebbe tingersi i capelli, perché se lei fosse posseduta dal diavolo, farebbe un passo avanti. Magari dopo 14 anni riesce a vedere qualche cosa. Posso darle un consiglio, signora? Darle un consiglio? Lei deve andare ospite alla zuppa di Porro. Lei deve andare ospite. Io vorrei che il signor Porro si confrontasse con questa signora. C'era mia amica Giotta che mi diceva: ho tatuaggi e protesi al seno, sono fottuta. È posseduta questa mia amica. Io non sto scherzando, ti stavo dicendo che la mia vicina di casa, a cui appunto io dico alle donne, ma scusate, fino a 100 anni fa si facevano le tinte? No, questa è una cosa demoniaca che è uscita fuori dagli anni 60 in poi. Ho capito. Quindi tutto, grazie, strategia satanica, italiani!